cosa? Ma no, scherzi. Ma non lo so, devi prima chiederlo a lui, non credi? Va bene, aspetto. Sì, per me va bene. Se Patrick non lavora, potrebbe venire anche lui con noi. Te lo faccio sapere domattina, d'accordo? Ah, eccolo. Andiamo? Ti saluto, a domani, ciao. Ce n'hai messo di tempo. Insomma, vieni fuori! Al diavolo, era il mio pezzo migliore! Questa non è una sala di incisione! Mi hai detto tu che potevo usare questa stanza! Ma non che potevi starci tutta la sera, sei là dentro da 2 ore! 2 ore? Già! Accidenti, faccio tardi al lavoro! Scusa, mi dispiace, quando suono perdo la cognizione del tempo. Beata te! E io che faccio mentre tu ti alleni a diventare la nuova Madonna, eh? Non riesco neanche a guardare la TV! Ti è piaciuta la canzone? Ma che c'entra, non è questo il punto! Lo so che non è questo il punto! Sai, credo di averla scritta per te! Sarebbe così orribile dire che ti piace la mia voce, hm? Non moriresti mica. Stavi cantando per me? Mm-hmm. Hai scritto una canzone su di me? Sì. Eh? Sì? Sì. Il tuo cuoricino sta perdendo i colpi? Già. E com'è successo? È successo e basta. Certo, lo so anch'io che sono un ragazzo fantastico e che sono ricco sfondato. Quasi come quel tale, come si chiama quel vecchietto? Zio Paperone? Sì, insomma, che sono un babbo come lui, ma a parte questo perché ti piaccio? Forse è perché hai bisogno di me. Mm? Già. Danny. Danny, devo andare. Fa una telefonata, di che stai male. Non posso, dai. Non crollerà il mondo se per una sera non ci vai. Io ho bisogno di te. Anch'io ho bisogno di te. Ma sono ancora in prova, lo sai? E voglio diventare davvero una brava. Ho capito, va bene, forza, vattene. Danny, andiamo. Ogni volta che ci vediamo facciamo l'amore. Non potresti darmi tregua almeno per una sera? Ho detto va bene, nessun problema. Grazie per la stanza. Prego, chiudi la porta. Ehi, aspetti un momento! Aspetti! Si fermi! Aspetta da molto? No, solo un paio di minuti. È passato il 10, ma l'ho perso. Sai dirmi l'ora? No, mi dispiace. Non ho capito, scusa. Non lo so che ora sia, mi dispiace. Ora fare come dico, o ti faccio saltare la testa. Andiamo! Oddio, no! Cammina! No! Muoviti! Ferma, puttana! Mi lasci! La prego! Devi fare quello che voglio! Qualcuno mi aiuti! Da zitto! Aiuto! Ora alzati! Andiamo. Mm.
stronza, fallo un'altra volta e t'ammazzo, hai capito? Hai capito o no? Sta giù! Gambe, tu sfida l'incendio. Ci sto provando, ma questo qui ho bisogno. Da un colpo secco, vedrai che ce la faccio. Accidenti, quanto peso. Cosa diavolo succede qui? Stiamo cercando di cambiargli le lenzuola. Senza sciogliere le cinghie, ma siete pazzi. Non posso credere. È saltato addosso a Howard la settimana scorsa. Ha 8 punti in testa adesso. Ho capito, ci penso io. È un ordine della dottoressa Freddoper. Sì, sì, ho capito, state tranquilli, non vi farò rapporto. Emmet. Oh, che cattivo odore. Va bene, ti lavo io. E cambierò le lenzuola. Ma prima di tutto dovrò slacciarti le cinghie. Posso fidarmi, non farai scherzi? Mm? Laila! È legato a questo letto da più di una settimana. Devo lavarlo, è lurido. Stai mettendo in pericolo tutti noi. Non hai il diritto di farlo. Allora uscite e sarete al sicuro. Emmet e io stiamo molto meglio da soli. Sta tranquillo. Hai sentito che cosa ha detto Janet? Se mi fai del male, saremo in un brutto pasticcio, caro, tutti e due. Sorveglianza, mandate il sergente Cominger al quarto piano, presto, è un'emergenza. Molto bene, Emmet. Bravissimo. Sei un paziente modello. Non credevo che fossi così bravo, sai? D'accordo, diciamo che è stato solo un piccolo incidente. È stato un incidente, non è così? Sì. Ciao, Joe. Ciao, Joe. Sai che tua moglie ha un caratterino? Guarda cosa t'ha fatto, ti verrà un livido enorme, lo sai? Ah, non voleva colpirmi. Emmet fa sempre così quando gli slacci le cinghie, è una specie di riflesso, dovevo scansarmi. Cara, quando tengono legato qualcuno c'è sempre un motivo. No, quell'oca della Freddoper li fa legare appena storcono il naso. Beh, comunque è stata un'imprudenza. Ma cosa dovrei fare? Farmi scortare da voi ogni volta che entro in una stanza? Se c'è un paziente pericoloso, sì, noi siamo qui per questo, no? E tu? Correresti a salvarmi? Sul mio cavallo bianco. Come stanno i miei tifosi dei Dodgers? Benone. Ah, sentite, avevo scordato di dirvelo. Mia zia ha un cugino ricoverato a St. Luke, è lì che lavora Debbie, no? Uh-huh. Ieri è andata a trovarlo e Debbie era lì che cantava per i pazienti. Ah, sì, è vero, ogni tanto lo fa. Mia zia dice che è bravissima, brava sul serio, come una professionista. Già, come milioni di ragazzi per di giorno che strimpellano la chitarra. Ah sì, forse hai ragione. Ad ogni modo devi essere fiera di avere una figlia in gamba. Certo. Cosa mangiano stasera i miei piccioncini? Piccioncini? Siamo sposati da più di un anno. Quando la smetterai di prenderci in giro? Quando smetterete di tenervi per mano. E lasciami. Un momento, aspetta. Ah, ma quanto pesi? Ma sei bellissima. Ha fatto qualcosa? No, niente, nemmeno una goccia.
Tesoro, bisogna che la faccia. È troppo vecchia per uscire dalla sua porticina. Devi lasciarla fuori finché non la fa. Ah, va bene. Torniamo fuori. Però forse... Senti, ma non potremmo... No, non pensarci neppure. Ho già una figlia viziata, non cominciamo anche col cane. Coraggio. E fa uno sforzo, cucciolone. Così poi torna a casa. Sei contento che vengano le bambine? Oh, altro che. Le sistemerò nella cameretta. Ormai il divano del salotto è buono per i robi vecchi. Certo, cara, come vuoi. Ma cosa dirai alle bambine del fatto che Debbie non vive più con noi? Ma niente, non sono mica tenuto a dare spiegazioni. Ma loro le chiederanno. Debbie era qui a casa quando sono venute l'ultima volta. Potresti dire che è andata da un'amica per lasciare loro la sua stanza. È una buona idea, no? Le farà sentire importanti. Ma Debbie ha 23 anni ormai. Preferisci dire alle tue figlie che litigavamo troppo per poter vivere insieme? Laila, la vuoi piantare? O magari puoi dire la verità. Che l'ho trovata ubriaca in giardino dopo che aveva promesso di non bere più. Tesoro, quello che hai fatto è giusto. Ah, sì, certo. Almeno adesso riusciamo a vivere. Debbie deve imparare. Amore, non potevi tapparle la bocca, ma neppure accettare le sue sbronze e le sue bugie. Forse è solo una rinuncia. Se lei fosse ancora qui, forse riuscirei a farla rigare dritto. Tesoro, Debbie ormai è un'adulta. Adulta, senza una professione, senza soldi per vivere, costretta a farsi mantenere da un uomo. La verità è che io me la prendo e non faccio niente per risolvere il suo problema. Abbiamo quasi finito. Solo un paio di domande. Va bene. Allora, l'uomo, dopo averla portata in quel parco, l'ha scaricata in un vicolo, giusto? Sa dirmi quale? No, non con precisione. Ma potrei riuscire a ritrovarlo. Bene, ci contiamo. Tra qualche giorno, quando starà meglio. Vediamo. Dunque, l'uomo era un nero, era robusto e aveva la testa calva. Non ricorda nient'altro? Niente del tutto? E dell'auto cosa può dirmi? Una berlina, di che colore? Cambio automatico? La tappezzeria era strappata sul sedile posteriore. Ah, va bene. E di che marca era? Ha letto la targa quando... Non ci ho proprio pensato. Va bene, va bene. È arrivato il ragazzo che ha fatto chiamare. Senta, ora pensi solo a rimettersi. Fra un paio di giorni le mostreremo qualche foto. Sergente, secondo lei avrei potuto fare qualcosa? Niente, era armato. Ma se avessi provato ad urlare o a correre per la strada, se mi fossi difesa... Tu non hai nessuna colpa, hai capito? Non dimenticarlo. Va bene. Ci vediamo. Può indossare questa. Dovranno analizzare i suoi abiti. Debbie, vuol riprovare a chiamare sua madre? No, grazie. Risponderebbe quella dannata segreteria. Potrei chiamare suo padre? No. Non... Come vuole. Accidenti. Grazie del complimento. Beh, andiamo, di solito sei più carina. Scusa. Posso stare da te stanotte? Non vuoi andare a casa? No, non voglio che mia madre mi veda in questo stato. E non mi va di tornare al consultorio femminile. Senti, sta tranquillo, non voglio essere consolata e non c'è neanche bisogno che mi tocchi se non ne hai voglia. C'è il divano, posso dormire lì o magari anche per te. Sta calma, per me va bene, puoi stare da me, certo. Tira la tenda, per favore. Come? Ho detto chiudi quella tenda, sei sordo? Va bene. Sono le 10 passate. Ciao tesoro. Buongiorno.
Che hanno fatto i Dodgers? Hanno vinto, come sempre. Ah, oh, bene. Ehi, spazzola. Vieni a prendere il tuo biscotto, su. Vieni fuori. Coraggio, su. Sono in testa alla classifica. Non avevo dubbi. Pronto? Debbie. Debbie, ma cos'hai? Cos'è successo? Hai avuto un incidente? Sei in qualche pasticcio, dimmi. Non lo so se mi arrabbierò, insomma, parla. Oh mio Dio, no. Oh mia povera piccola. Stai bene adesso? Sei sicura? Aspettami, vengo subito. Ma dove sei ora? Beh, allora senti, digli di portarti qui a casa, e subito. Va bene. Debbie è stata violentata. Dio mio. Bastardo, bastardo. Laila. Ti giuro che lo farò pentire di aver toccato la mia bambina. No! Oh, bambina mia. Mamma, questo è Danny. Salve. Oh. Molto piacere. Lo capisci o no che tua figlia è stata violentata? Credevo che ti interessasse saperlo. Ma come sarebbe sta bene? Ma se ti ho appena detto... Mamma. Senti, sta arrivando, vuoi parlare con lei? No, non fa niente, glielo dirò io. Chi era? Ah, nessuno. L'hai chiamato, vero? È sempre tuo padre. Non che si noti molto, comunque. Tesoro, aveva il diritto di saperlo. E cosa ha detto? Ma chi spera che adesso tu stia bene? Voleva anche parlarti, ma... Ma guarda. No, sul serio. Senti, ma perché lo difendi sempre? Ah, non è vero. E invece io... sì. Lui ha sempre ragione e io ho sempre torto, no? Dimmi una cosa, mamma, se davvero voleva parlarmi, perché non me l'hai passato? Che ne dice di questa? No, provi con quell'altra. Cosa state facendo per prendere quel mascalzone? Sullo schedario non risulta, ma appena completato l'identikit ci baseremo su quello e seguiremo ogni pista. E ovviamente se dovesse verificarsi un altro stupro nella stessa zona metteremo i due casi a confronto. Così gli assomiglia? Sì, un po'. Non preoccuparti, lo prenderemo. Debbie, ascolta, lo so che sono dello stesso colore di quell'uomo. Non mi interrompere, voglio dirti una cosa. Ce ne sono di tutti i colori di tipi così. Te l'ho detto, non preoccuparti. Appena ci riprova, lo arrestiamo. E quanto tempo dovrà passare? Spero non molto, signora. Grazie per la collaborazione. Arrivederci. Aspetti, poco fa ha detto che se dovesse accadere di nuovo metterete i casi a confronto. Che vuol dire? Che sono riconducibili allo stesso uomo. Cioè i criminali agiscono sempre nello stesso posto? Non tutti e non sempre, ma spesso si scelgono un territorio, come gli squali. Ma non usate un'esca, come dicono in televisione? Sì, infatti, è quello che probabilmente faremo. Se si verificherà una nuova aggressione in quella zona? Già. E allora perché non usate un'esca prima che un'altra donna venga violentata? Lo farò presente ai miei superiori, grazie mille, signora. Perché mi hai portata qui? È qui che è successo, no? Sì. Sì, ma cosa siamo venuti a fare? Voglio sapere com'è successo. Ma se la cosa ti mette a disagio possiamo andare. No, non mi mette a disagio, solo non capisco a che voglio serve. Che lo prendano, Debbie. Oh, mamma, lo voglio anch'io, credimi, ma non vedo. Allora, dove era parcheggiata la macchina? Te l'ho detto, non lo so, insomma, non vedevo, avevo una benda sugli occhi. Ma eri in grado di capire? Per quanti metri ti ha trascinata?
Forse abbiamo attraversato la strada. Ho avuto l'impressione che ci fosse un gradino. Allora ti ha portata laggiù. E poi quanto avete camminato? Non lo so. La lunghezza di un isolato, quanto? Non lo so, mamma. Ho detto che non lo so, va bene. Ero molto spaventata e... Perché mi stai facendo questo, eh? E con questo siamo sei. Sempre un nero, con la testa pelata e la passione per le manette. Ha assalito la vittima nello stesso punto? A un solo miglio di distanza. La madre mi ha chiesto perché non usiamo un'esca e forse è il caso. Non di... se ne parla. Siamo a corto di uomini. Milton mi ha chiesto rinforzi per mettere le mani su quel bastardo della ferrovia. E il maniaco delle candele è ancora in giro. Ma che cosa è diventata questa città? Il parco giochi dei maniaci sessuali? Sembra di sì. Ma per ora accontentiamoci di prenderne uno. I giornali ne faranno un caso sbelli altrimenti. Allora mi assegni qualche ora di straordinario, così terrò i contatti con l'altra squadra. Concesso. Ti do 10 ore, ti bastano? Un altro giro. E sbatti ancora un'altra birra contro il muro. Siamo arrivati! Finalmente! Coraggio, fagiolle! Forza, di corsa! Ciao! Ok, ciao! Dai, ciao. Dentro casa, come va, tesoro? Io benissimo, e tu come stai? Mamma mia, sei più alta di me! Vediamo se... Ci avrei giurato, a lei anche a me. A me resta solo da portare in bagaglio. Sempre la stessa cosa. Oh, smettila! Avete mangiato su lei? Ah, sì, certo, la pancia piena. Ma ci facciamo le solite schifezze, lo sai? Debbie, vogliamo che tu venga a cena con noi, vieni. Ti aspettiamo in macchina. Davvero tremendo. Insomma, come stavo dicendo, già il baseball è uno sport noioso, ma addirittura... Noioso, ma piantala. Vivendo nell'Oregon è proprio da matti, no? E ti ha mai portato a vedere una partita a San Francisco quando i Giants giocano contro i Dodgers? Me l'ha chiesto 100 volte. E lo faremo. Una volta ci ha portato ad Atlanta, eravamo in mezzo a una folla di fanatici del Braves. E lui si alza in piedi a urlare, forza Murray! Forza Murray! C'è poco che ci facessero la pelle. E al nuovo marito della mamma piace il baseball? No, solo pallacanestro, il baseball gli pallacanestro? È del North Carolina. Ma dico io, come si fa ad amare la gli pallacanestro? Tutti quegli spilungoni che sculettano di qua e di là. Non sembravi convinta lì alla polizia? Mamma, che cosa diavolo stai facendo? Mi fa venire un sonno da... Niente, da abbassa la voce. Fammi un favore per cortesia, dimentica quello che mi è successo una volta per tutte. E tu non usare quel tono con tua madre, Hai bevuto di nuovo? Ma è una fissazione. Hai bevuto, ve lo dico la verità. Ed ecco, signori e signori, il fantastico show di Lila Cominger. Come distruggere Debbie. Debbie beve, va a letto con uomini che la mamma disapprova. Debbie, e inoltre l'altra sera è stata così stupida da andare a farsi violentare. Sì, avete capito bene, uno stupro, sì. Durato più di 4 ore, un lavoro serio, ci ha dato dentro quello. Adesso, già, calma, e Debbie è stata così stupida da fare in modo che accadesse, no? A meno che non abbia mentito, certo. Ma che cosa stai dicendo? E perché giochi a fare l'investigatore privato, altrimenti, Già, Lila è convinta che Debbie dica solo bugie. Questo non è affatto vero. Insomma, puoi sederti, Debbie. Voi cosa avete da guardare? È una questione fra me e mia madre. Ho chiamato stamattina, ma mi hanno detto che l'avrei trovato stasera. Sì, lo so che è occupato, questo è il problema. Insomma, non c'è nessuno lì che possa darmi un'informazione. Cominger, Lila Cominger. Mia figlia è stata violentata una settimana fa e voi non avete ancora scoperto un bel nulla. No, non mi metta in attesa, per favore. Penso che domani manderò le bambine a casa. Già, mi dispiace. No, va bene. Sono grandi, capiranno.
E se venerdì sera ci andassi io laggiù? Laggiù dove? A quella fermata d'autobus. Potremmo uscire dal lavoro un po' prima e andarci senza che Debbie lo venga a sapere. Ma cosa diavolo dici? Quel sergente dice che sono abitudinari. Può darsi che viva l'intorno, potremmo riconoscerlo per strada. Andiamo, è la cosa più assurda che abbia mai sentito. Ma cos'altro potrei fare allora? Debbie non mangia e continua a dormire con quel camice d'ospedale addosso. E hai visto cosa ha fatto stasera? Certo che l'ho vista, ha avuto una crisi isterica. Perché ha paura, non lo capisci? E finché quell'uomo sarà in circolazione... C'è la polizia per occuparsi di questo, Lyra. Ma Joe, la polizia si rifiuta addirittura di parlare con me. Va bene, Debbie ha bisogno d'aiuto. Ma tu non andrai laggiù a rischiare la pelle per questo, chiaro? Levatelo dalla testa. Perché non le consigli di entrare in analisi? Ci ho provato, non vuole, dice che non ha bisogno di uno psicologo. Joe, noi due dobbiamo fare qualcosa. Che succede? Mi ha aggredito! Prendetelo! Vieni giù! Lasciami! Vieni! Forza, gente! È ora di dormire. Ma no, andiamo, per favore, il film è quasi finito. Va bene, ma tra un quarto d'ora si chiude, che sia finito o no, chiaro? No. Joe, ho trovato un compromesso per Laila. Se io mi mettessi un giubbetto a prova di proiettili... Laila, mi hanno appena fa ancora chiamato. Freddo, quindi potrei mettermi era un giacone sopra. Era il sergente Bogardus. Dice che hanno preso un uomo e vuole che Debbie vada a identificarlo. Joe, ci siamo. Oh, mi verrà un infarto. Gli somigliava, ma purtroppo non era lui. Mi spiace che sia andata male, Debbie. Sta tranquilla, mi farò vivo presto. Grazie. Signori. Non era lui. Mi dispiace. Non fa niente, lo prenderemo, vedrai. Io non voglio prenderlo, vorrei solo dimenticare tutto. Certo, dimenticherai tutto quando l'avranno arrestato. E se invece non lo prendessero mai? Quanto deve durare questa tortura? Allora, l'hanno acchiappato? Acchiappato chi? Lo sai benissimo, quello. Sono passati 2 mesi. E tu come fai a saperlo? Se lo acchiappano, tu portalo qui. E io te lo faccio fuori. Dico sul serio. Grazie, non sarà necessario. Però tu non devi andare in giro la notte a cercare di acchiappartelo da solo. Parla piano, Emmett, smettila. Neanche se ti metti un giubbotto antiproiettile. Emmett, ti ho detto di smetterla, capito? E poi dicono che sono io il matto. Ma la puoi piantare o no? Se non la pianti ti rimetto quelle cinghie e non te le faccio togliere mai più, chiaro? Hanno ragione a dire che sei matto. E sta giù. Un'interna alla stanza 204, per favore. Un'interna alla 204. Laila? Come sta, Debbie? Ah, come al solito. Ha già iniziato l'analisi? No, non lo vuoi sapere. Io potrei seguirla volentieri se vuoi, ma ti consiglio il centro di solidarietà femminile. Fanno un ottimo lavoro. Grazie, lo terrò a mente. E tu, Laila? Sto bene, perché? Veramente non si direbbe. Sei sempre così nervosa, rispondi male ai pazienti. Hai perso il senso dell'umorismo. Ma cosa vi aspettate da me? E cos'è questa storia che vuoi andare da sola a cercare quell'uomo? Ma lei crede a Emmett, paranoico con tendenze schizofreniche. E avrebbe inventato tutto? Dottoressa Frido, per ora vorrei pranzare. Laila, senti, io credo di capire quello che stai provando. Debbie è tua figlia, è fatta della tua carne e del tuo sangue, quindi è come se quell'uomo avesse violentato te. Ma devi liberarti di questa rabbia, sennò ti divorerà, lo capisci? Io non voglio liberarmene affatto. Anche se per miracolo tu catturassi davvero quell'uomo e lo portassi a Debbie, questo non basterebbe a sanare quello che c'è di sbagliato fra voi due. Thank you.
che ne dici? Ma non lo so, con quell'elmetto in testa è impossibile dirlo, non si capisce. Seguiamolo, forse se lo toglie. E con l'elmetto però sembrava identico. Identico a cosa? Al ritratto di un uomo che non hai mai visto? Ehi, un momento, che significa? Prima la Fridhofer e ora tu, Joe, io non sono pazza. Ma questo non l'ha mai detto nessuno. Fino adesso la polizia non ha mosso un dito. Ma Laila, non possono inventarsi delle prove. E tu non sai fare altro che giustificarli, vero? E quel figlio di puttana intanto è convinto di aver fregato tutti. Ti vuoi calmare un attimo? E invece si sbaglia di grosso. Non mi conosce, non sa cosa l'aspetta. Ha sbagliato vittima, non la doveva toccare mia figlia. Laila. E neanche tu mi conosci. Se pensi che starò ferma ad aspettare che i tuoi amici poliziotti si degnino di fare qualcosa. E adesso dove vai, Joe? Joe, dove stai andando? Joe, risali in macchina, dai. Joe, te lo chiedo per favore. Laila, ora voglio che mi ascolti, va bene? Il mio matrimonio con Gwen è durato 16 anni, avevamo una vita tranquilla. Io amavo il mio lavoro alla polizia e le nostre due figlie erano splendide. Non poteva andare meglio di così. Ma poi un giorno è successo qualcosa. Gwen diventò un'altra. Io non so per quale motivo, un bel giorno è cambiato qualcosa, non so né come né perché, so solo che Gwen ha cominciato a gridare, a farmi scenate accusandomi delle cose più incredibili e insultandomi anche di fronte alle bambine. E allora io ho cercato di parlare con lei, di aggiustare in qualche modo le cose, ma non è servito a niente. Lei ha continuato a gridare, a gridare, a gridare. E alla fine un giorno ho cominciato a gridare anch'io. E quello stesso giorno me ne sono andato. Ero convinto che ormai non avrei amato più nessuno, né desiderato vivere con qualcuno. E poi ho incontrato te e ho fatto una promessa a me stesso. Ho giurato che non avrei più vissuto neanche un'ora con una donna che mi avesse costretto a gridare. Scusami, Joe. No, amore, io non voglio che ti scusi. Vorrei solo che cercassi di capire che sono un poliziotto. Non sono mai stato altro che un dannato piedipiatti. E allora, come credi che possa reagire quando vedo una semplice borghese, una dilettante, che guarda caso è la donna che ho sposato, prendere e andarsene in giro per la strada come uno di quei dannati vigilantes a dar la caccia a un bastardo che un'intera squadra di polizia non riesce a prendere? Tesoro, sono passati 2 mesi e la polizia non ha neanche il minimo indizio, niente. E quando chiamo mi trattano come se fossi una piantagrane. Laila, lascia che facciano il loro lavoro, tesoro, ti prego. Io non ti capisco proprio. Ti lamenti in continuazione che io e te non facciamo mai altro. E ora che non ti vedevo da Dio sa quanto tempo e volevo essere carino con te, portarti fuori a cena. Io o non magari... voglio andare a cena. Voglio fare l'amore con te. Così, su due piedi? Sì, così, vieni. Si può sapere che ti prende? Insomma, non ti sei fatta toccare neanche con un dito da quando è successo. E adesso tutto a un tratto... Va bene, non ne hai voglia. No, capire. Un momento, aspetta. Aspetta. Io ne ho voglia, ma ci facciamo un goccio prima? O magari uno spinello? No, no, voglio vedere che effetto mi fa senza prendere niente. Va bene, ho capito, come vuoi tu.
Questa è l'ultima volta che torni ubriaca in questa casa, d'accordo? Non ho bevuto niente, mamma. Debbie. Davvero, te lo giuro, non ho toccato un goccio oggi. Matti, mi prendi per una stupida. È l'ultima volta, chiaro? Di un po', perché non mi credi mai? Oh, pensi che non vorrei. Dipende solo da te, Debbie. Comportati in modo responsabile. Tu non hai mai creduto a quello che dico io, nemmeno quando ero piccola. Questo non è affatto vero. Sì, che è vero. Io torno a letto, va bene? Quando la madre di Gemma disse che io rubavo e papà disse che era vero, tu che cosa hai fatto? Non hai dato ragione a lui. E io non avevo rubato proprio niente. Debbie, ma è successo 10 anni fa. Ogni volta davi ragione a lui. Non sei mai stata dalla mia parte. Ma come ti permetti? Che cos'è questa storia che io non sarei mai stata dalla tua parte? Tu non hai la minima idea di quante volte ho dovuto difenderti. Una sola. Ma sono migliaia. Tu non ti rendi conto, Debbie, con tuo padre? Se non fosse stato per me, tu a quest'ora saresti solamente... Sarei una... che cosa? Che cos'è che sarei? Lasciamo stare. Sei tu la bugiarda. Debbie, vieni qui subito. Lasciami. Come ti permetti? Laila. Non è successo niente. Lascia stare. No, non posso. Non posso, è troppo vulnerabile. Ancora... Lasciala andare, è la sua vita. Lascia che impari a crescere, no? Va bene? Oh, se hai bisogno di qualcosa, mi chiama. Ti chiama? Impegnati in quel lavoro, un lavoro a tempo pieno è proprio quello che ti serve. Sì, sì, lo farò. Mi dispiace, Debbie. Non fa niente, è successo e basta. Abbiamo esagerato. Aspetta, ho una cosa per te. Mamma, non dovevi. Era un affare, l'ho comprata usata. Grazie. Mi raccomando. Scendere dalla macchina. Ha capito dove eravate? Beh, non potevo vedere, avevo gli occhi bendati. Ma sono quasi sicura di aver camminato su dei binari. E poi le manette mi facevano molto male. Le aveva afferrate, mi trascinava dandomi degli strattoni. E poi a un certo punto mi ha obbligato a chinarmi. Io ho fatto resistenza e allora ho battuto la testa sullo stipite di una porta, era molto basso. E poi mi ha spinta e mi ha buttato a terra là dentro. E quel posto soffocante e lurido. E poi ha acceso una candela e... Un momento, aspetti. Non capisco, signora Bertoldi. Come sa che l'uomo aveva acceso una candela? Non aveva gli occhi bendati? Ho sentito l'odore di zolfo quando ha acceso il fiammifero. Stai cercando di dirmi che il maniaco delle candele e quello delle manette sono la stessa persona? Può darsi. Può essere. Sembrerebbe di sì. Un maniaco che usa più codici di comportamento. Ecco perché non riuscivamo a prenderlo. E se continuerà a cambiare tattica, non ci riusciremo neanche adesso. Debbie, è ora di andare. Vuoi che ti stampi questa roba? Ci metto un minuto. No, puoi farlo domattina. Ora andiamo, sto morendo di fame. Dove ceniamo? A casa c'è rimasto un po' di quel sughetto al tonno. No, ancora tonno. Ma quanto tempo è che non prendiamo più qualcosa dal cinese?
L'abbiamo fatto quando ho cominciato, 3 mesi fa. Ah, dobbiamo rifarci del tempo perduto. Andiamo da Wong? No, usa troppo olio. Mi hanno parlato di un altro posto. Dicono che sia fantastico. Ah, benissimo. Hai parlato con Danny? Sì. E cosa gli hai detto? E lui cosa ha risposto? Voglio sapere tutto, mi raccomando. Beh, ho seguito il tuo consiglio. Se lavoro per un assistente sociale, devo almeno seguire i suoi consigli, no? Molto sensato. Ecco, appunto. Sono stata molto chiara con lui. Gli ho detto, Danny, lo so che sono 5 mesi che è successo e che ho lanciato dei messaggi contraddittori, ma io non ho un buon rapporto col sesso in questo momento. E gli ho detto, tu mi piaci molto e mi piace anche stare con te, ma se questo significa saltare in un letto ogni volta che ci vediamo, mi dispiace, ma non fa per me. E lui che ha risposto? Che erano tutte palle e che evidentemente ne ho trovato un altro meglio di lui. E tu che gli hai detto? Gli ho detto, puoi ficcartelo nell'orecchio. Oh. E adesso come ti senti, Danny? Mi sento meglio, davvero. Sono contenta, vogliamo muoverci su, coraggio, Debbie. Facciamo una corsa. Perché no? Così non vale. Ah, Debbie. Bisogna che acceleri un po' il passo. Well, at the time I was shattered, had no place to stay. My mind and soul were gone, so we made this trek. You mended my heart and cleansed my mind. My arms and legs I gave you, but I know I made out better through a trade. Forever I'll remember our trade. È bellissima, Debbie. Ti piace davvero? Te lo giuro, mi piace moltissimo. Sul serio? Grazie, Debbie. Com'è che tu non critichi mai nessuno? Vuoi essere criticata allora? No, no. È che in questi 3 mesi che lavoro per te non è successo mai una volta. Beh, vedi, mia madre, qualunque cosa io faccia, non ha importanza cosa. Lei dice subito che cos'è che non funziona. Sì, poi mi dice anche quello che le piace. Lei lo chiama valutare i pro e i contro della situazione. E a te dà fastidio? Non lo so. So soltanto che ho sempre l'impressione di non riuscire a piacerle, di non riuscire a fare abbastanza. Ma forse lei vuole solo che tu dia il massimo di te stessa? Già. Lei dice sempre che io posso fare qualunque cosa se la voglio davvero, come lei. È straordinaria. Non si fa mai pestare i piedi da nessuno. Quando ho avuto problemi con papà ha fatto il corso di infermiera e poi gli ha detto vattene, mia figlia posso mantenerla io. Ammiri molto tua madre, non è vero? Sì, ma non posso vivere con lei. O meglio per lei. Scusate se vi ho chiesto un passaggio. Di giorno prendo l'autobus, ma di notte non me la sento. Ma figurati. 3 anni fa ho passato un brutto guaio. Un guaio, cioè? Sequestro e stupro. Che cosa? Sì, mentre aspettavo l'autobus. Dove? All'incrocio fra la Wenatchee e la Settima. Lo so che è lontano da qui, ma sai... Ma l'hai visto l'uomo? Voglio dire, che aspetto aveva? Scusami, forse non ne vuoi parlare. Beh, per un anno sono rimasta sotto shock, ma ora non riesco a parlare d'altro. Cos'è che vuoi sapere? 3 anni fa. Sono passati 3 anni. E l'uomo l'ha salita a soli 4 isolati da quella maledetta fermata d'autobus. E le ha bendato gli occhi con un cerotto. Questo non le suggerisce niente. Signora Cominger, questo caso mi è stato affidato solamente lo scorso giugno. E questo che cosa vuol dire? Voi poliziotti non avete uno schedario. Non mettete a confronto i casi. Farò del mio meglio, signora. Darò un'occhiata a quella pratica. Se troverò delle attinenze con il caso... Delle attinenze? Ma scherza! L'uomo era un nero. È successo nella stessa zona e ha usato la stessa tattica. E continua a fare questo da almeno 3 anni. Sergente, sono passati 5 mesi. E io ho il diritto di sapere a che punto siete con le indagini sul caso di mia figlia. La pratica è ancora aperta, purtroppo. La pratica è ancora aperta? Esatto. Complimenti. No, non mi convince. Il maniaco delle manette non era in circolo 3 anni fa e nemmeno quello della ferrovia. Stiamo sbagliando strada. Larry, mettitelo in testa. Si tratta dello stesso uomo. E se accettiamo quest'ipotesi, possiamo incriminarlo per oltre 60 reati. Quella Cominger comincia a darti dei pensieri, eh? Sì, è vero. Quella donna è capace di metterci tutti nei guai. Ma ti dirò una cosa, Bill. Ha ragione. E ti dirò anche un'altra cosa. Se solo sapesse l'enormità di tutta questa storia, ci farebbe sbattere fuori. Ma non mi interessa, sono molto tentato di dirglielo. Sei fuori pista, Bogardus. No, signore, è lei che è fuori pista. 60 stupri nell'arco di 3 anni e non abbiamo neanche un indizio. E di chi sarebbe la colpa? È mia, signore.
e anche di Crespi, di Wilkins, ma soprattutto è colpa sua che ha messo sei uomini, dico solo sei uomini, alle calcagna di un bastardo come quello. Ciao. Sei tornata molto in ritardo. Lo so, scusami. Se dovesse accadere di nuovo, gradirei una telefonata, d'accordo? Sì, certo. Ti senti bene? Mm-hmm. Ne sei sicura? Sì, sto benissimo. L'altro devi agganciarlo qui, da questa parte. Ah, sì. Mi raccomando, sta attenta ora. Sì. Attenta, fa piano, Debbie. Sì. Ecco fatto. Ah! Oh! Oh, mio Dio! Debbie, sta calma! Scusa. No, niente, sto bene. Ora calmati, sta calma. Calma, cerca di controllarti, va bene? Scusami, e ora sposta l'elevatore. Sta calma, non piangere. Portalo qui e passamelo sotto le braccia. Coraggio, Debbie, su. Per favore, non mandarmi via. Mi dispiace, Debbie. Lo prometto, non accadrà mai più. Ti giuro che non verrò più un goccio in vita mia. Debbie, te lo dissi fin dal primo giorno. Che se fosse accaduta una cosa simile, io devo sentirmi al sicuro, capisci? E se tu bevi o ti droghi, non puoi garantirmi questo. Ascolta, non dirò a tua madre perché te ne vai, d'accordo? Ma non è per questo. È che mi piace davvero lavorare per te. Mi piace prendermi cura di te. E a me è piaciuto come l'hai fatto, credi. A parte questa sera sei stata magnifica. Grazie. Hai commesso uno sbaglio. Tutti noi commettiamo errori, persino tua madre. Ma devi imparare ad accettarne le conseguenze. Debbie, siediti. Dai, siediti. Ascoltami. So che vuoi diventare un'infermiera brava come tua madre. Ma riflettici un momento. Come pensi di poterti prendere cura di altre persone se non riesci a badare neanche a te stessa? Thank you.
all'angolo con la seconda. Arrivo subito. Tu non muoverti. Devo andare, è un'emergenza. Tutto bene? No. Sono sicura che è lui, però ha in testa un cappello. Qual è il numero dell'autobus? Non mi ricordo. Non te lo ricordi? Non so, forse è il 52. Non chiamiamo la polizia. Chiameremo quando saremo sicuri. È quello l'autobus? Credo di sì. Bene, andiamo alla prossima fermata. Bene, tu seguimi in macchina. Se non è lui, scenderò alla prima fermata. Se invece è lui, aspetterò che scenda per seguirmi. Mamma, non sono tanto sicura che sia lui. Non importa, comunque la polizia controllerà, ma almeno avremo un indirizzo. Non fa niente. Comunque, hai fatto bene a chiamarmi subito. Io non mi aspettavo che ti lanciassi all'inseguimento. E cosa ti aspettavi, allora? E poi cosa ci facevi su quell'autobus? Con tutto quel bagaglio? Ho perso il lavoro. Oh, no. Non è stata colpa mia, non ho fatto niente. Ti ricordi quelle due che lavoravano per Lois, Terry e Luen? Le hanno parlato male di me, per gelosia suppongo, perché lei mi trattava come se fossi stata sua figlia. Lei all'inizio non ci ha creduto, ma quelle insistevano e... È una bugia. Avevo bevuto e così ho fatto cadere Lois dall'elevatore. Oh, Debbie! Ma come devo fare con te? Non fa niente, mamma. Riaccompagnami al consultorio femminile. Oh, ma no, lascia stare. Torniamo a casa. Probabilmente era ancora troppo presto. Non eri pronta. Fare l'esca? Sua moglie? Esatto, domani sera. E lei glielo permette? L'unico modo per impedirlo sarebbe legarla e incatenarla a un palo. Questo è il più piccolo che avete? Già. Allora, si troverà all'angolo fra la Arte e la Grilli alle 10 in punto. Io la terrò d'occhio in ogni istante. Ma forse se lei potesse dare una voce agli uomini di pattuglia in quella zona, io... Solo perché quell'uomo ha colpito una volta in quel punto non vuol dire che ci torni di nuovo. Lo so, come lo sa mia moglie. Sarà perfettamente inutile, ma non è questo il problema. Vede, Debbie è tornata a vivere con noi da 3 mesi e... E ogni volta che Laila la guarda non riesce a pensare ad altro che a quel bastardo che aspetta la prossima occasione. Ma le ha spiegato che rischia di beccarsi una coltellata dal primo delinquente che passa per la strada? Glielo avete ripetuto fino a sgolarmi. Domani sarà passato un anno esatto da quando è successo. E Laila è convinta, non so proprio in base a cosa. Che c'è? Forse non dovrei dirglielo. Senta, qui è la vita di mia moglie che è in gioco. Se c'è qualcosa, ho il diritto di saperlo. Quel maledetto bastardo ha stuprato circa 60 donne. Cosa? Non è una notizia ufficiale. Probabilmente si tratta della stessa persona che fa questo scherzetto da almeno 3 anni. È molto pericoloso, Joe. Ha capito che ho detto molto pericoloso. Lasciami! Tirati su. Allora come vado? Non ci siamo. Come sarebbe non ci siamo? Ti ho quasi steso. Quasi non è abbastanza, ci hai messo troppo, devi essere più veloce. E poi, questa Gigi, sai accendere almeno? Fammi vedere. Lo so accendere benissimo. Fammi vedere. Ecco. Va bene, va bene. Laila,
Appena vedrà questo, cercherà di colpirti la mano. E ricorda che è molto più robusto di me. Io sarò solo un'altra vittima per lui. Non si accorgerà nemmeno che ho qualcosa e in come mano, possiamo quindi... saperlo? Se ti colpisse le spalle, che faresti, eh? Mamma, sono tornata! Pazza! Ma che succede? Di un po', cosa succede là fuori? Buona, eh? Resta qui. Ferma! Ehi! Lasciala stare, sei impazzito! Lasciala! Non è niente! Stavo mostrando a questo bestione che non è più nel fiore degli anni. Tua madre è peggio di una tigre. Siete proprio malati. Indovina. Cosa? Ha superato il tirocinio. Quella che hai di fronte è una vera aiuto infermiera. Oh, Debbie. Congratulazioni, tesoro. È una notizia splendida. E adesso dobbiamo pensare a sistemare i capelli. Perché? Cos'hanno che non va? Se vuoi diventare una professionista, devi averne anche l'aspetto, no? Congratulazioni. Nemmeno questo servirà un granché se ti punto una pistola alla testa. Non l'ha fatto con Debbie. Sa che potrebbero vederlo. Tieni questo. Sì. Ora passami il cerotto. Ecco. E ricorda, per riuscire a stordirlo, nel momento in cui accenderai questo apparecchio, devi essere sicura di... Ma insomma, mi ascolti o no? Sì, certo, scusa. Devi essere sicura che sia a contatto con la sua pelle. O non servirà a nulla. Va bene. Ma mi ascolti? Sì, sta tranquillo. Mi raccomando, eh? Ma cosa diavolo fai? Che stai cercando? Riesco a trovare il mio anello, quello con l'occhio di tigre. Ah, eccolo. Ma che ci fai? Dove credi di andare? A un ballo? È l'anello che mi hai regalato tu per il compleanno. Sì, lo so, ma a che ti serve? Insomma, se dovesse succedermi qualcosa, voglio avere con me un regalo che mi hai fatto tu. Amore. Amore mio. Allora hai paura anche tu? No, sono terrorizzata. Laila, non devi farlo se non vuoi. Ma se voglio, sì. E io voglio. Non ti perderò di vista. Sta attenta, eh? Ciao. È quella? Sembra di sì. Sai, pensavo che di sciroccate come quella ce ne fossero solo a New York. Ehi, bambola, ma che succede? Che ci fa una bella signora come te sola in giro a quest'ora? Lo so che non stai aspettando l'autobus, sorella. Eri già qui prima che arrivasse, ti ho visto. E l'autobus è arrivato e tu l'hai lasciato andare. Perciò, visto che non è l'autobus che aspetti,
Magari stai aspettando qualcosa di meglio, no? Bellezza, sei fortunata. Il sogno si avvera. Senta, signore, lei sta parlando con un agente in borghese. E se non sparisce di qui entro 5 secondi, le pianterò una pallottola nei denti. Non si arrabbi, agente. Vado via subito. Presto. È mezzanotte e mezza. L'ultimo autobus è passato da un pezzo ormai. Anche se arriva adesso, capirà subito che sei un'esca. Mi dispiace, amore, ma... insomma, questa storia era chiaro che non avrebbe funzionato. Ci abbiamo provato, ora andiamo. Ci tornerò il prossimo venerdì. E poi il prossimo ancora, anche tutta la vita se sarà necessario. Cosa... che cosa ti prende, Laila? Niente! Io non mollo al primo tentativo, è chiaro? Qui non si tratta più di Debbie, non è così? Ma che cosa stai dicendo? Perché? Perché? Spiegami perché non vuoi che Debbie venga a saperlo, eh? Perché sai benissimo che altrimenti si arrabbierebbe. E sai anche per quale motivo tua figlia ormai vuole dimenticare tutto questo. Invece tu vuoi che questa dannata storia non finisca. Perché? Ma c'è un maniaco là fuori! Ci sono mille assassini, se è per questo. E spacciatori, ricattatori, e poi gente che molesta i bambini. Ma tu non rischi la pelle per loro. Lui tornerà qua, ne sono sicura. Questo non ha alcun senso. Venerdì io ci torno. Ciao. Ciao. Che fate stasera, uscite? Andiamo a cena fuori e magari al cinema. Ma sei ancora così, farei tardi al lavoro. No, ho scambiato il turno con Ginny, attacco domattina alle 3. Ah, e come ci vai? L'autobus non passa a quell'ora. Danny mi dà un passaggio. Danny? Già, Danny lo stronzo. Sì, hai ragione tu. È un idiota e mi tratta come un sacco di spazzatura, ma non riesco a fare a meno di vederlo. Tu come ci sei riuscita? A fare che cosa? Sei stata con papà per 16 anni e appena è andata male hai piantato tutto in 4 e 48. Come hai fatto? Laila? Sì, un momento solo, Joe. D'accordo. Non è andata male dopo 16 anni di intesa idilliaca. È stato un inferno fin dall'inizio. Solo che ci ho messo 16 anni per capirlo. Mi era stato insegnato che il compito della donna è far felice il suo uomo. Lui era infelice e pensavo fosse colpa mia. Non ho detto una parola per anni, ero convinta di sbagliare tutto e allora cercavo di fare meglio. I primi tempi lui diceva che la nostra casa era un porcile e io sono diventata la regina delle massaie. Compravo libri di ricette e gli preparavo piatti d'alta cucina. Ma cominciò a lamentarsi perché spendevo troppi soldi per mangiare e era sempre arrabbiato, lui era fatto in questo modo. E tu lo amavi? Eh sì, era questo il punto. O meglio, il problema. Fra noi c'era come una reazione chimica. Io volevo che lui provasse piacere. Ma anche in questo c'era... Non hai idea di quante camicie da notte sexy ho comprato.
Ma anche a letto, appena cominciavo a lasciarmi andare un po', mi sentivo... Non è un po' strano che io parli con te di queste cose? No, ti prego, continua. Io mi sentivo una prostituta, ma una di quelle da 4 soldi. Oh, mamma, io non avevo idea che... Quando sei nata tu, le cose sono andate meglio per un po'. Ma se piangevi o se facevi capricci, diceva che era colpa mia che ti viziavo. E così non facevo che strillarti continuamente. Perché lui mi lasciasse in pace. Danny, devo andare. Tesoro. Ti ricordi di quando hai detto che non ti ho mai difesa? Che non sono mai stata dalla tua parte? Beh, è vero. Avevo paura di lui. Avevo paura che se ne andasse. Io non sapevo fare niente, non avevo un lavoro. Come avrei potuto prendermi cura di te? Ti picchiava, vero? Picchiava anche me? Perdonami. No! No, non devi scusarti, che c'entra? Devi solo liberarti di lui. Mandalo al diavolo. Tu sei importante, Debbie. Tu non sei un tappeto da calpestare. Devi sbarazzarti di lui. Rieccola lì, guarda. Ma perché non lo prende l'autobus? O magari un pullman che se la porti nel Montana. Scusi? Sì? Saprebbe dirmi dove si trova Greenbrier Street, per cortesia? Greenbrier? Ah, mi pare che sia la terza a destra. A ogni modo troverò un cartello. Grazie. Possiamo darle un passaggio? È tardi, non ha paura ad aspettare l'autobus qui da sola? No, grazie, non si preoccupi. Grazie. Come vuole. Buona serata, allora. Anche a voi. Coraggio, George, muoviti. Zitto, ti faccio saltare la testa, hai capito? Zitto! Sta ferma, stronza! Cos'è? Ma chi sei? Lascialo subito, sparo! L'unico verme schifoso! Laila! No! No! Sta ferma, ci penso io! Resta dove sei, Laila!
che le prende? Mi hanno salito di parte al telefono. Ma se ne vada. No, per favore. Il suo telefono. Entri. Non c'entra. Cos'è successo? È scappato. Come è scappato? E tu l'hai lasciato scappare? È sicura che fosse proprio lui? Ma certo che era lui. Era molto grosso, di pelle nera e aveva la testa rasata. Ho capito, speriamo abbia ragione. Ma anche se fosse lo stesso, a che ci serve ormai? È riuscito a fuggire? Sì, però ha lasciato qui la macchina. Quale macchina? Quella, è la sua. Vuol dire che ha visto l'uomo a bordo dell'auto? Ho visto l'auto mentre accostava e poi non ho visto scendere nessuno. Non l'ha visto scendere? Sì, d'accordo, non l'ho visto scendere. Ad ogni modo, la può far piantonare e vedere se viene a prenderla qualcuno o magari inserire quel dannato numero di targa in un computer? Calma, se non mi costa troppo? Sta buona. Venga, si faccia medicare questa mano. Laila, quello che ha fatto è stato sciocco e pericoloso. Avrebbe avuto maggiori probabilità di prendere quell'uomo se l'avesse cercato sull'elenco telefonico. Ma se quell'auto è un indizio, sono pronto a mandar giù tutti i cappelli che vorrà. Vorrei parlare con sergente Bogardus o con l'ispettore Overton. Oh, sì, certo, lo so anch'io. Ma c'è qualcuno della squadra che indaga sulle violenze carnali? Ho capito. Sì, grazie. Non c'è nessuno. Chiara, è impossibile sapere ora se è andata a riprendere la macchina. Dovremo aspettare domattina. Va bene. No, ti prego. Mi ha messo quelle mani addosso. Avrei dovuto sparargli. Sì, infatti. Avresti dovuto. Presunzione, ma dovresti essere orgogliosa di tua madre. Ah, sai, niente di importante, ho solo una piccola svolgatura. Perché? Cosa è successo? Beh, ecco, ieri sera sono andata a quella fermata dove sei stata aggredita. Lo sapevo che sarebbe tornato, infatti è tornato e ha aggredito anche me, capisci? È lo stesso uomo, sono sicura. Ma allora ti... No, sta tranquilla. C'era Joe con me, l'ha fermato e poi l'ha inseguito. È fuggito, ma abbiamo il numero di targa e la polizia lo arresterà da un momento all'altro. Allora... Non dici niente. Non so proprio che dire, mamma. Joe dice che in questa contea ci sono 5.000 poliziotti, ma siamo più bravi noi. E che ti prende, Debbie? Non hai capito? Abbiamo trovato quel bastardo che ti ha violentata. Non lo so, mi sembra pazzesco. Quell'uomo che torna nello stesso posto dopo un anno e si fa beccare così, come se non stesse aspettando che questo. Debbie, non è questo il punto. Sembra una delle mie storie assurde, ma ammetto mi avresti rimproverata per questo. Debbie! Scusa, cosa mi avresti detto? Che bisogna valutare i pro e i contro, non è così? Sì, Debbie, sei stata molto coraggiosa, ma quello che hai fatto è stato anche stupido e irresponsabile. Lo sai che potevi rischiare la vita.
Quello mi ha violentata, ma se continui così mi lascerà anche orfana. Io credevo fosse finita. Storia chiusa. Non voglio che riesca a farmi ancora del male. Ma ora non potrà più farti del male. Ma ora sta zitta e ascoltami. Io me ne ero liberata, lo capisci? Ero riuscita persino a dimenticare. E adesso invece ricordo. Ricordo tutto, ogni singolo istante. Ricordo com'era quel bastardo. Ricordo il suo odore, le sue sporche mani addosso. E ricordo anche quanto mi ha fatto male. Ricordo la paura e il terrore di quella notte. Perché mi hai fatto ricordare tutto? No, no, non ne ha fatto una spiegazione accettabile. Che è successo? Gli è sfuggito. Ma chi? Lui, il bastardo. Piantonavano l'auto e hanno visto arrivare un uomo verso le tre. Calvo e nero, come l'avevo descritto io. E quando la nostra auto doveva partire per seguirlo, non si è messa in moto, capisci? Roba da pazzi. Hanno mentito. Fin dall'inizio non mi hanno presa sul serio, te l'ho detto. Perché non l'hanno arrestato subito? Perché non avevano le prove che l'uomo nero e calvo che saliva su quell'auto fosse lo stesso nero e calvo che ti aveva aggredito. Non lo troveremo mai più. No, dal numero di targa possono risalire all'indirizzo. E il numero di targa lo sappiamo. L'hanno già fatto? No, non possono far niente se non arriva un ordine di Bogardus. E nessuno sa dirmi dove diavolo sia finito. Ma quello fuggirà, ormai lo sa di essere in trappola. Laila, gliel'ho detto e ripetuto. Ma vogliono la prova che il nero che è salito a bordo dell'auto è lo stesso che ti ha aggredito. Il computer del tuo ufficio è collegato al registro automobilistico? Eccolo. E non è lontano da qui, un paio di minuti. Vado a dare un'occhiata. Andiamo a dare un'occhiata. No, tesoro, tu non vai da nessuna parte. Ho visto bene quell'uomo. Lo posso identificare. Tu mi aspetterai qui. No, amore, non puoi lasciarmi fuori adesso. Va bene, andiamo. Tieni, amore. Attenta, il bollente. Grazie. Si è fatto vivo? No, è ancora in casa. Niente latte? No, latte non ne avevano. Forse è lui. Guarda. Attenta, non guardarlo. Sta calma. Sì. Bevi il tuo caffè. Laila, dimmi. Tieni le chiavi, va a prendere la macchina. E tu dove vai? Lo seguo, non voglio perderlo di vista. E cammina lentamente. Sì. Piano. Va bene. Troppo vicino, attenta, non deve notarci. Ma come faccio a capire se è lui, se non gli vado vicino? Forse riusciremo ad accostarlo quando troveremo un semaforo. Va bene. È lui. Prendi di forte. Laila, ma cosa diavolo vuoi fare? Sta lasciando la città, devo fermarlo. Laila, basta, ferma la macchina. No, non gli permetterò di scappare. Laila, ti ho detto... Ma insomma, no, non passare qualcuno.
Joe, maledizione! Accidenti! Stai calma, tesoro. L'hai fatto scappare, Joe! Quando potevi sparargli non l'hai fatto. E mi aveva appena aggredita. E ha violentato mia figlia. E Dio solo sa quante altre donne. E questo non è un motivo sufficiente per sparare a un uomo. È un maniaco, Joe. Oh, per voi uomini una violenza sessuale non è un vero crimine, non conta niente! Perché non l'hai ammazzato quando potevi farlo, vigliacco? Già! Maledizione, l'hai fatto scappare! Mm-hmm. Sì, va benissimo, grazie. Ho parlato con Bogardus, gli ho spiegato. Aspetta, senti, Joe, lo so che non potevi sparargli. Non ti stava minacciando. Ti amo, Joe. Ti prego, perdonami. Chi è? Polizia. Warren Terlow? Sì. Signor Terlow, la sua auto è stata vista parcheggiata presso il luogo in cui è avvenuto un crimine. Se sarà così cortese da seguirci alla centrale, potremo chiarire questo equivoco. Sì, sì, certo. È quello col numero 5. E voi siete sicure? Il numero 5? Ma è sicura, non starà commettendo uno sbaglio? No. Riconoscerei la sua faccia fra mille. Sì, è proprio lui. È il numero 5. L'ha identificato qualcun altro? Tutte le vittime, sua figlia inclusa. E ancora non vi basta? Mancano un paio di formalità, un'incriminazione ufficiale ed un processo. Oltre all'esito positivo dell'identificazione, abbiamo le sue impronte e corrispondono a quelle trovate lungo il binario e stiamo analizzando il DNA. Stia tranquilla, quello sporco bastardo sputerà il rospo. E lei è pronto a ingoiare quel cappello? Sì, ma lo offrirò anche ai miei colleghi. Eravamo convinti che lei fosse una visionaria, io per primo, ma sbagliavamo. E ci sono quasi 100 donne, per non contare quelle che non dovranno più temere quell'uomo, che le diranno grazie per quello che ha fatto. Bene, ragazze. E ora tocca ai giornalisti. Ho promesso che li avremmo raggiunti appena finito qui. Faremo una conferenza stampa. Cosa? Ma sei impazzito? Non ci penso nemmeno. Fa uno sforzo. Mi hanno detto che se avessimo accettato ci avrebbero lasciati in pace d'ora in poi. Sono convinti che questa storia sia molto, molto interessante per i lettori. Insomma, c'è perfino un inviato di un giornale di New York. Va bene, ma tu aspettaci qui. Come sarebbe? Ma dico, vuoi che tutta l'America sappia che faccia? Non è una vergogna avere subito una violenza. Non è stata colpa mia e non è stata nemmeno colpa tua. Senti, tesoro. No, ascoltami tu. Quello che hai fatto è stato importante, mamma. Lo è stato sul serio. E forse hai salvato molte donne. Però sei riuscita a fare di me una vittima. Ma cosa dici? Davvero non lo capisci? Povera Debbie, l'hanno violentata. Povera Debbie, non è proprio capace di badare a se stessa. La mamma deve proteggerla perché lei non c'è da sperarci che riesca a farlo da sola. Ma non intendevo questo. Lo so che non è quello che intendevi, ma è quello che è successo. Mi dispiace, Debbie. Non fa niente, non importa. Ho 24 anni, sono un'adulta. E non permetterò a Warren Fairlawn né a nessun altro di farmi sentire una vittima d'ora in poi. Sono cresciuta, mamma. Vieni qui. Ti voglio tanto bene, amore. Anch'io te ne voglio. Grazie. E ora vorrei proporvene un'altra.
È una canzone che ho scritto su quello che mi è successo un anno fa e vorrei dedicarla a mia madre. Well, I have spent too much time being a victim. So I'll just help now. Well, I sold my blues to the 11 o'clock news. They want a story. They always need a story. In data 7 maggio 1989, Warren Thurlow fu dichiarato colpevole sulla base di 94 capi d'accusa per i reati di violenza carnale, sequestro e furto aggravato. Sta ora scontando l'ergastolo più 1420 anni di reclusione in un penitenziario di Stato.